non c'è micro. Sono Stefano Turbini, titolare di un'azienda agricola qui a Chiomonte, come altri che sono presenti qui in mezzo a voi. Per caso sono il portavoce, ma potrebbe esserci un altro, sarebbe uguale. E io volevo descrivere solo un attimo che cosa succede quando la manifestazione finisce, quando i giornalisti vanno via, quando noi facciamo la vita normale, perché Chiomonte non è un paese fantasma. Ci sono delle persone, delle attività, delle attività commerciali, agricole, tanta gente che vive normalmente traendo profitto da quello che c'è qui a Chiomonte. E quando tutto va via e la vita è quella normale di 10 giorni fa, succede che noi ci troviamo a lavorare. Il 90% delle aziende vitivinicole della valle o ha la sede o ha dei fondi o ha del vino all'interno dei blocchi della polizia, e quindi noi dobbiamo confrontarci con questa situazione. Fino alla settimana scorsa, a fatica, perdendo tempo, stirando un elenco delle persone che potevano entrare, più o meno siamo riusciti a lavorare. Da questa mattina il blocco è totale. Si può entrare solo a piedi, altrimenti non si entra, e quindi è evidente che non si riesce a lavorare né nei vigneti né nella cantina. Non si può lavorare sul vino, non si può lavorare nei vigneti, non si può commercializzare il vino, perché è evidente che se non possiamo entrare noi, tantomeno possono entrare dei potenziali clienti, e quindi le nostre attività sono ferme, completamente ferme, e questo per noi è un danno, soprattutto in questo periodo dell'anno, quando alla vigna di lavoro ce ne sarebbe tanto. Viene lasciato tutto indietro e non ci vengono date risposte al momento di quanto durerà, se e come cambierà, per quale motivo dovrà cambiare, rimarrà così. Il cantiere è sorto in un'area dove non doveva sorgere un cantiere. Non è un cantiere. Doveva quell'area lì, dalla notifica del prefetto è stata evidenziata come un'area dove doveva essere svolto uno sgombero e un'area interessata dalla logistica della polizia. Non dovevano essere presenti recinzioni in quel luogo e non dovevano essere presenti mezzi di cantiere e baracche in quel luogo. Questo più che a titolo di polemica è a titolo di dato di fatto, perché la cantina dove noi lavoriamo è recintata e normalmente ci sono le camionette parcheggiate davanti, quindi penso che tutti capiate che diventa complicato lavorare con questo sistema. È come se ogni volta che dobbiamo prendere una scatola di vino dobbiamo entrare in caserma. Per favore, sposta la camionetta, fai, di, diventa complicato. Oltretutto, le notizie che sono passate in questi giorni di manifestazioni, scontri, battaglie, assedi e via dicendo, stanno scoraggiando parecchio i villeggianti che abitualmente venivano a Chiomonte nei mesi di luglio-agosto, normalmente famiglie con bambini, le scuole sono chiuse. A Chiomonte non c'è nessuno, questa mattina sembrava una mattina di febbraio quando nevica e c'è meno 10, il deserto, perché non si capisce cosa sta succedendo, non si capisce se a Chiomonte sembra che ci sia il coprifuoco, quindi la gente per non sbagliarsi sta a Torino. Poi non fa neanche tanto caldo, quindi sopportano e stanno giù, non vengono qui a passare l'estate come la passavano normalmente. Questo per noi vuol dire decisamente meno lavoro. Ma a Chiomonte nel paese non capita niente. Ieri sì, c'era un po' di confusione, perché c'erano un tot di persone, ma diversamente nessuno spara i lacrimogeni, nessuno rincorre nessuno. Chiomonte è un paese normale. Prima, speriamo anche dopo, ma ad oggi sicuramente è un paese normale dove chi vuole può venire e passarci l'estate. Se c'è più che altro qualcosa